L'hai trovata? No, No, sai che proprio non c'è. Ah, ma c'è l'Arsenal qua, sulla cassa. Vedo che mi dà Arsenal. Suppongo che sia. La prendo da qua, no? Lunghe o solo corte? Corte, solo corta, corte. corta. Ok. Io la corta e via. Dove cazzo è la corta? Ma Dove posso, cazzo è la radio? Communication. NPR 152, vai qua. Ma posso. 152, perfetto. Adesso Un po' Ghiri sticciate con che. l'Arsenal. Guardate la Adesso radio. Ghiri rimane tra qua, giusto? Questo Ghiri è tale quale. Che se ne faccio, che sta qua? Sei caricatori? Come? Sei caricatori? Probabilmente ce le amo dopo. Wow, okay. Sì. E ce n'ho 8. Communication la radio. Andate a controllare se c'è dei tappi. La cantina pure dovreste avercela tutti. Ma... Sì. Capito qualcosa con il canale radio? Era 100 o 50? 103 dovremmo essere noi più. Ah, 100 è quello di squadra e Fireteam tu sei... Oddio. Carli allora 103, sì. Okay, quindi due, uno additional sul 100 e... Ah, è vero che devo mettere entrambi i canali. Credo. Check. Beh, una cazzata, eh. Gli avete preso tutti la corta? Sì. Com'è che si faceva? Raven, semplicemente poi scrivo il canale altra volta? Sì, poi sotto fai sulla freccia set additional. No, aspetta, non ti seguo. Vuol dire che su uno, sul canale 1 ti metti il 103 che è tuo, sul 2 metti il 100 e fai enter, e poi sotto sulla freccetta sinistra c'è set additional channel, ti rimane come addizionale. Quindi per comunicare su quello premi T, dopo T di Taranto, e caps lock per il tuo. Ah, che figo, ok, ottimo. Check 100. No, ho sbagliato. No, ho invertito. Ho Check 100. User joined your channel. Check. Perché? Finalmente. Ciao, Fred. Corina è stato salvato. No, 103 no. Non ti è partito, ti è partito quello. Guarda che sistema. Ho spedito una forma. Check 103. Prima, sì, ma senza GLS. Mi porti da qualche parte a mangiare bene, sì. Bravo, non prendo la radio, scusa. Aspetta, tieni. Scusa. Vado io che. Prendi un elicottero. Cosa è già settata lì, non credo. Sì. Ecco. Bravo, su che canale è? 102. Ma Ramius? Sì? Perché non togliete il rango a Martus e mettete semplicemente Mr.Martus come rango? Mister. Perché continuo a prendere la radio e non mi fa control P? Che cazzo di problema c'è la mia radio? Devi prendere NPRC 152 senza il numero qua accanto. C'è quell'altro che ha sbagliato. Comando, su che canale sta? 100 per la linea comando, cioè SL, esatto. La missa di RHS. Via. Adesso va. Allora metti tipo canale 2, no? Fai 100. Eccomi. Già ce l'ho, non ti preoccupare. La 10 non l'hai saltata. Ma che? Allora, metti canale 200, no? Poi in basso c'è la freccetta a destra e a sinistra. Con quella a sinistra il canale 100 lo fai diventare, diventa da C, diventa A. E non puoi collarsene tanto. Ma comunque dovremmo avercela tutti adesso. Chi è che c'è dentro che la prende? Sì, è Marco. Sì, sì. Contro P ti funziona? Yes. Sei sulla 103 tu. Quelle due freccette, una a destra e una a sinistra. Okay, perfetto, adesso la riprendo. Il canale addizionale. Prendete con T, check 101. Puoi parlare con tutte. Con tutti. 101, check.
e ascolti con tutto. T. Sì, con T. Ok. Ciao Martus, check. Hola. Così tipo ad esempio va giù il TL, scuso, puoi parlare alla squadra, non al comando, alla squadra. Secondo Franci, terzo Martus. Quindi se tengo il nostro canale, parlo con la squadra. No, se tieni, stai sull'uno e parli normale, parli solo con noi. Oggi sussurri. Poi premitti e parli con la squadra. Ma io lo sento bene. Vedi? E così ascolto pure la squadra? Sì, ascolti anche la squadra. Poi se tolgo là non l'ascolto. Dicevo, secondo Franci, esatto. Terzo Martus... Devi andare sul canale per metterlo. Solita roba, solita routine, è solo emergenza. Io ho 22 libra, cioè 22 kg, ci sta. Da com'è che continui imperiale Martus adesso? Se il equipaggiamento è standardizzato a tutti e reamo on site. E via. Ah ok, posto. Non so se è garantito reamo, chiederemo poi. Scopriremo poi agli alti ranghi. Devi fare una form comunque. Fammi firmare. Sì. Ok. Franci, la richiesta di ferie per domani è arrivata, mi spiace. Ali, a posto. Lo sta caricando la missione proprio adesso. Può essere messo dell'aria. Eccolo là. Ah, sta là dentro, sì. Oh, comunque hai ragione. Sono andato con... La radio là dentro, sì. La 152. Vieni, vieni. Anzi, non ce l'ha prima. Te la piglio io, to. Vieni. Ciao, prima. Io bello prima. Eh? Chi è che ride come matto? Non lo so. Trump è entrato. Ok, vale, già lo siamo pronti. Sarà? Sì. Cosa? Radio 103, giusto? Yes. No. Check. Bravo. E teniamo solo quella, giusto? Sì. Sì, sono solo io sulla team. Se cado a terra e magari ci. Vedete che ci metto troppo tempo a ritornare su, oppure sono morto definitivamente, il canale del comando è certo, ricordate. Ok, claro, fatto, settato. Sono io, che cazzo? Sì, non so. Non so se è One Life o meno, più sì. Non penso. One Life. Vabbè, dovrei il lobby. Si è lasciato il cuffio per terra. Vedete ragazzi, qui il risultato del colpo di calore. Quindi mi raccomando, bevete molto. Bevete, mi raccomando. Vieni qua. La diagnosi è sangue ai gomiti e ginocchia. seguito da svenimento precoce. E bava la bocca. Bava la bocca. E soprattutto nei casi più estremi il cadavere sparisce, quindi fate attenzione. Io tornerò alla tomba vecchia indietro. Ci sono quasi, scusate. Dobbiamo prendere anche roba medica? La morfina? Solo pari ad autorizzato a usare la morfina. Se vuoi trasportarne due magari per scorta, sì, ma solo pari ad autorizzato. Perché se usiamo noi, non avendo skill medica, muore sul posto. In tutto non c'è, quindi. Ah, non c'è, trovo. Bravo, check. Ok, raggruppatevi qui un attimo e andiamo tutti in mappa. Ah, fantastico, li ho tolti, perfetto. Siamo tutti? Allora, procediamo fino a VP1, da VP1 procediamo in questo modo. Bravo, controlla la strada principale e pattuglia fino a fine villaggio. Ok? Vedete la freccia? Fino a questa zona qui. Ok. Controlli la zona dell'incontro, che sia tutto tranquillo, e poi prendi posizione qui. Conferma, bravo. Sì. Ok, confermo. Charlie, da VP1 ti splitti in due team. Uno prosegue sul lato nord e arriva fino in fondo all'incirca questa zona,
e controlli che il lato nord sia tranquillo. L'altro gruppo, stessa cosa, sul lato sud C2. Una volta che il perimetro è in sicurezza e abbiamo assicurato che non ci sono pericoli per l'incontro, facciamo scendere l'ufficiale e procediamo. Va bene? Sì, ricevuto da Charlie, solo una domanda, possiamo procedere in parallelo con Bravo oppure la cosa deve essere prima Charlie e poi Bravo, scusami perché non ho capito questo. Tutti insieme, teoricamente, okay, la zona non è, non dovrebbero esserci ostili, quindi dobbiamo solo assicurarcene, come okay. Dicevo prima, essendo una zona civile con parecchi civili, sì. Armi giù, procediamo camminando senza correre, onde evitare di causare problemi, va bene? Va bene, ricevuto. Bravo, vabbè, fatta posto di blocco, possiamo prendere posizione degli edifici. Prima mi controlli l'edificio dell'incontro, poi molto probabilmente ora verifichiamo se siamo tutti su un mezzo o procediamo anche con un ANVI. Forse è meglio procedere con un ANVI, così Bravo, poi piazzi l'ANVI sul lato est, okay. E chiudi la strada a eventuali veicoli, mentre il team Alpha copre dietro sempre con il mezzo. Okay. Quindi copre lato ovest, ok? Quindi Bravo qui e Alpha rimane sul... l'incrocio. Va bene? Se non ci sono domande possiamo procedere. Sì, Bravo, lo vuoi a terra, sulla strada o su? Poi vede Freeman. Vede facciamo l'arrivo, okay, contro la decisione di team. Destra c'è il veicolo, poi girando verso nord. Cos'hai detto, scusa? Beh, nella zona civile non credo che ce ne siano. Non ho capito, credo io. Comunque, decidere un attimo la formazione per dopo, a parte lo decidiamo, conosciamo la stanza. Ragazzi, proprio te. Ok. Prima di ordine, Bravo Colonna, colonna. Ovviamente al team numero 2. Okay. Dietro, sale dopo. Charlie sul mezzo blindato. Bravo, prendi un ANVI. Andiamo al primo lato. Vale. Parti guida e vai per... Okay. Peperin. In. Andiamo dritti per dritti e al primo incrocio a destra e poi
addirittura la pattuglia. Comando qui Bravo. Avanti Bravo. Abbiamo un bunker davanti a noi. Sì, ottimo, siamo ancora in zona mica passo. Ok, giusto un po'. E ci siamo quasi, no? Verso est passo. Okay.
civili da ma anche voi, ma qualcuno di voi c'ha la radio speaker? Bravo, alt. Abbiamo vari civili. E spegni quel motore. Bravo, lascia il gunner su per il momento e procedi come da programma. Charlie, anche tu muovi. Vai per rimani su e te macchina. Lascio qua la macchina. Ok, andiamo. Bravo, armi giù e camminando. Massimo. Ok, andiamo giù e camminiamo. Come si camminava? Control. No. Non l'ho premuto. Non mi si blocca. No, non me lo fa. Vabbè, faccio i passetti, eh. Charlie, procedi camminando. Io mi ricordavo in effetti c'era un'impostazione. Era qua, no? Andiamo dentro. Controlla gli angoli, eccetera. Mancini. Comando qui bravo, luogo di incontro pulito, ci sono tre figuri dentro un recinto laminato, immagino siano i contatti. Un altro gruppo di tre che è dall'altro lato. Ma fermo... a sud-ovest. Riguardo dietro questo comando qui Charlie, c'è Charlie 1 e Charlie 2, sono ai loro posti, tutto tranquillo. Non mi sentivo il comando. Comando qui bravo. Bravo, ottimo lavoro, procedi a settare il checkpoint sul lato est, lungo la strada con l'ambi, avanza pure e allontanati dal luogo di incontro. Charlie, mantieni i settori nord e sud, okay, il perimetro sicuro, passo. Ricevuto da Charlie. Ricevuto, bravo. Sono ferito. Porca puttana, testa e gambe.
Bravo, qui comando. Ok, sto posto. Avanti comando. Hai ricevuto per il checkpoint interrogativo? Sì, ricevuto, mi ero un attimo finito, ferito per un bug. Roger, Charlie continua il pattugliamento sul lato nord e sud. Qui Charlie, continuiamo il pattugliamento. Andiamo fino a fine città, metti di traverso, poi vai per rimanere su e poi difendersi questa. Poi lo metto al centro della strada? Eh sì, proprio blocchiamo la strada. No, più avanti, più avanti. Davanti. Più avanti. Direi no, qui va bene. Vediamo e vai per controllo est. E noi prendiamo sto palazzo a sinistra. Comando qui bravo. Avanti bravo. Ci siamo posizionati al palazzo a sinistra dell'Ambi, ho lasciato l'artigliere sull'Ambi. Roger, procediamo all'incontro, passo. Mettiamoci qua e... So che vai per coprire già est, noi cerchiamo di coprire... settori restanti. Se copri sud-ovest... Io vedo un po' a nord-est, nord, come nord. Vabbè. Andiamo bene. Bravo Chuck, Charlie Chuck. Niente, esploso qualcosa. Allora bravo su, abbiamo assistito a un'esplosione sul luogo d'incontro. Qui Charlie, siamo tutti operativi. Roger, passiamo allerta a tutte le unità, bravo. Tecnica est. Vai per ingaggio. Dobbiamo accompagnare, ragazzi. Lo faremo, non li vedo. E... sono stati fatti. Ok. Sbaglio, ci ha detto giallo di prestare soccorso. Ottimo, ottimo, giallo di due. Non lo sentite. Ma dicendo qualcuno si sta lamentando, c'è neanche te. Eh sì, è Martin che è stato ferito. Sì, ho bisogno di morfina al medico. Ci vede il medico, Paritan? Okay. E vai dentro Matri. Fate da macchina. Ti faccio venire fuori dal piano terra qui. Okay. No, no, sta qua, sta qua. Comando qui bravo. Rampo. Avanti bravo. E serve assistenza. Ok. Grazie. Negativo, procedi sul luogo dell'incontro, verifica eventuali feriti. Ricevuto. Ok, dobbiamo... Charlie, a comando. Per una verifica... Avanti, Charlie. Manteniamo le posizioni nord e sud come stabilito, interrogativo, passo. Per il momento sì, passo. Ricevuto da Charlie, chiudo.
qui Bravo, contatti vicino al luogo d'incontro, ho un ferito. Charlie, a comando, abbiamo dei contatti in direzione Italia, in arrivo della direzione nord. Charlie, se necessario, raggruppa di nuovo la tua squadra, passo. Ricevuto da Charlie. Charlie, se possibile, dai supporto a Bravo. Ricevuto da Charlie, raggruppo la squadra e mi muovo. Charlie 2, dove... ritornate a nord, siamo vicino all'ANV di Bravo. Venite subito, venite. Comando qui Bravo. Avanti Bravo. Sono nell'edificio del luogo d'incontro e un matto di terra gli chiedo la sicurezza. Charlie qui comando. Avanti comando. Occorre prestare immediata assistenza medica all'uomo ferito sul veicolo. Avvicino anche il veicolo comando, passo. Ah, affermativo da Charlie. A nord. Qua, sto qua. Attenzione, contatti ovest lungo la strada. È che arrivano. Ok, tengo strada per ora. Ragazzi, come prima, vai in ordine di colonna, andiamo. Andiamo a prestare me. Vieni dentro. Cioè, il comando, stiamo prestando soccorso al ferito di Bravo. Ho sentito voci. Fresa non luminoso. Metto l'altra porta. E continua a dare un'occhiata al 180 verso est. Riceviamo attacchi da un po' tutte le direzioni. Vedo contatti in arrivo. Ricevuto, sto qui con voi. C'è il comando. Ah, seguo noi, ok, posto. Allora, Vipe, anzi, abbiamo contatti in arrivo da 260 a 200 metri dal nostro luogo di arrivo, radio. Roger, manovra per ingaggiare, passo. Andiamo a finire sopra. Ricevuto da Charlie. Finito il soccorso, procediamo. Aspetta un attimo che... Comando qui Bravo di nuovo per le dio. Ok, no, è dolore. Okay. Grazie. Charlie, andiamo all'esterno. Roger, Bravo, stand by. Usciamo ovest, andiamo a ingaggiare il nemico a 2-0. Uscite con quello. Tanti. Copy. Ok, vai. Tieni un 180 da ovest. Ok, vengono qua con Matley controlla est. Qui Charlie, a comando, ci muoviamo verso 260 a ingaggiare il nemico. Cosa? Vado con te. Che sarebbe dovuto partire. No, non vedo nessuna cosa. Negli ultimi 20 minuti che me. No, oddio, aspetta.
mi taglia gli ultimi 10 minuti, aspetta. Ah no, ecco, ho spammato un errore. Error position BTC function create grifo between grifo add one variable. Cazzo! Granata, granata, vai, 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 RPG da 160. RPG, RPG! Preso. C-Trap, bravo. Dico. Bravo su, abbiamo ricevuto un piccolo attacco. Perché mi sparano solo a me? No, mi hanno sparato pure a me, non ti preoccupare. Avete fatto il vostro dovere, avete preso colpi al posto del vostro piede. Assorbiamo colpi. Sali a comando? Cioè, ma mi hanno sparato da est. No, no, hai preso proprio una razzata. Avanti, Charlie. Il settore ovest è libero. Non avete istruzioni, rimaniamo in prossimità del luogo di incontro. Ho sparato da sud, ma cazzo non ho preso. Fammi un check sul lato nord, se è tutto tranquillo, ma prepariamo a muoverci, passo. No, ricevuto da Charlie. Sì. 160 l'ho ammazzati, ha preso il muletto, però l'esplosione l'ha buttato giù. Ah, ok. È stato poco amichevole. Charlie a comando. Avanti, Charlie. Settore nord libero. Roger, bravo Charlie, raggruppate i veicoli pronti a muovere su VP1. Bravo. Ricevuto da Charlie, arriviamo al blindato. Ho bisogno del medico. Il mio medico? E poi andasta qua che tu sai che era? No. Quando... Bravo. Avanti, bravo. Abbiamo bisogno del medico. Roger, puoi aspettare fino a VP1 interrogativo? Ok. Puoi aspettare fino a VP1 o serve il medico? È un problema. Ma chi serve il medico? Ok, il medico è già arrivato zona. Procediamo a questo punto. Affermativo. Ragazzi, siamo troppo tutti vicini. Cosa che hai? Dolore. Vai, dolore leggero. Vuoi che ti faccia la morfina e poi senti il boom boom. E vai, intanto sali sull'ambi. E te ne faccio un'altra. Cominciamo a spostare. Ok. Okay. Dove è andato? Ok, Matt, mi sei fatto. No. Comando qui, bravo. Quindi spostiamo l'ambi su P1. Affermativo. Bravo Enrico. Torniamo su P1. Matri? Ma è svenuto Matri? Come è svenuto?
comando qui bravo, vedo Martli spremuto al volante. Riesco manco, porca puttana, a fargli il menù medico. Charlie, a comando, siamo tutti a bordo. Bravo, posta Matt sul sedile del passeggero, devi solo aspettare che passi l'effetto della troppa morfina. Prova sicuramente con tutte le azioni di ISO. Download, sì, load patient. Comando in broadcast, visto che non siamo riusciti a reperire le informazioni, muoviamo su VP2, VP3 marcati in mappa, stesso ordine di convoglio, passo. Porca troia, non mi fa stare... Ma dove l'ho messo? Cioè l'ha messo dietro ma non mi fa stare come... Ho ricevuto la Charlie. Aspetta. Come pilota. Mi do solo passeggero e co-driver. Scendi un attimo. Ok. Non fa guidare, ma che cazzo. Aspetta, l'ho scaricato. Oh. No, non fa più guidare. Comando qui bravo, abbiamo un problema col mezzo, non fa più salire sul guidatore. Ma sta bene almeno Matt. Eh no, se devi riprendere, oh, penso sì, hanno detto che se devi riprendere. Se è vivo ancora. Che sì, you find no ear treat. Non è che è morto, no? Ricevuto, bravo. Chi è che non riesce più a salire, quindi? E nessuno riesce a guidare, Matli è ancora svenuto. Fate interazione col veicolo e fate unload the passion. Sì, già te. È già fatto e non si può proprio più accedere al posto del guidatore. E proprio non lo dà, passeggero 1, passeggero 2, gunner e co-driver. Provate a utilizzare interazione ISO sul veicolo passeggero. Interaction, get in. No, non esiste proprio più il posto driver. Eh sì, volevo stare attiva. Un po'. E così può entrare. Ok, risolto. Beh, montato come gunner. In. Che bello, ma fa 20 anni su World. Mi stessi parlando di 30 anni fa. Qui bravo, si è in posizione e Matli è ancora seduto. Scusa, se dice you find no ear treat, vuol dire che non so. A me dice
No, blu di tre. E comando, aggiornamento sulla situazione medica di Matli, dice che non ha pressione sanguigna. Settiamo perimetro, scarichiamo un attimo il perimetro. Ok, rimani sopra, fa copy. L'ho scaricato. Quante morfine sono state fatte? Quasi che qua così. Che appare, non lo so. È quello che ho visto, due nel coso medico. Ha voluto che gli succedesse anche la seconda. Vediamo un attimo la pressione. È sta zero. Sei proprio una spacciatura tu, No, troppe morfine ravvicinate, non fatele mai perché non serve a niente. A me fare pure morfine. Oh, pari, qua la colpa è mia, no? Cioè, hai fatto un botto con le droghe. Brutto drogato. Tutti su. Vai, se te la senti, batti. Non so se il medico conferma che posso guidare. Quelle è l'emergenza medica questa missione. Bravo, movimento. Avanzo. Provi. Procedi su VP3, occhi aperti, passo. Ok, prendiamo questa testa. Dopo. Mi raccomando, attenzione ai dintorni. Broadcast, procediamo tutti su VP4, VP4, scendiamo dai veicoli Charlie e le zone di competenza C1, C2, ti occupi della zona nord e approcciamo l'obiettivo. Bravo, zona sud, B1 e B2 marcati in mappa.
Stesse regole di prima passo. Comida, bravo. Ricevuto da Charlie. Bisogna tirare dritto fino alla città. Non letteralmente dritto. Vabbè, se è possibile. Intanto vedo cose strane. Nuvole strane. Forme geometriche strane. Questa mattina ho scaduto. Ma io non ne ho avuto però. Lenta, siamo un po' più lenti, ma lenta che stiamo perdendo. Capito, bravo. No, no, ma rallenta, non lo quelli che cazzo sono civili, se mi sembrano di sì. Pre 030 all'inizio della città vedo gente che cammina ma non riesco a capire se sono civili. Probabilmente sono civili, non c'è armi. E di qua non riesco a vedere se c'è il binocolo. Scende. Convoglio in movimento, passo. Niente. Muoversi. Quello cos'è? Ah, non c'è una casa. Dicevo fuoco. Vabbè, accelera su VP4. Ok, ci toccherà a noi il fuoco appena ricevuto.
nessuno, procediamo. Bellissimo qua, però meraviglioso. Puntati frontali. Ok. Prendi questo punto al muretto e copri là, vai e Matt rientra dentro. Bravo, abbiamo incontrato i primi contatti che sono in posizione approssimativamente su B2 e stiamo ingaggiando. Ciao, ti raccomando, abbiamo attraversato C1, tutto tranquillo, procediamo verso C2. Roger, per entrambi, chiudo. C'è ancora la gente là. AS082. No, direi facciamo una cosa, cominciamo a avanzare da terra, tanto. Ok, andiamo giù. Ok, vai per coprici. Appena raggiungiamo il muretto qua davanti a noi ci raggiungi, ok? Andiamo. Ok. Rejoin, vai. Colonna e proseguiamo. Contatto. Dove? Ho sentito la voce dal muro. E qua non c'è. E proseguiamo. Qui Charlie, stiamo ingaggiando dei contatti sopra i tetti delle case su C2. Roger Charlie, cerchiamo di convogliare verso la zona obiettivo passo. Ricevuto da Charlie, chiudo. Un po' dei nemici a sinistra, infatti stiamo a piedi spalle.
Ma preferisco sfilare avanti che rimanere indietro. Ok. L'obiettivo dovrebbe essere quello di fronte a questo palazzo distrutto. Ok, proseguiamo. Comando qui, bravo, siamo su B2. Roger, bravo, se possibile convogli anche tu verso il centro dell'obiettivo, passo. Allora. Entrambi i team, attenzione al friendly fire, siamo su fuoco incrociato, passo. Pipe, prendi sta barricata. Copri sto corridoio qua e io e Matt li entriamo da questo edificio, appena usciamo pezzo destra li confondiamo. Andiamo, entra prima te Matt, polizia. Questo quando che è apparso? Cristo. È bloccato. Porca. Mi sono riuscito a passare. Si è girato di colpo. Ma c'era due anni fa? Si è girato davanti colpo. Non ce la fai. Riesco. Un'uscita a sinistra davanti a posto. Cioè, la barricata che stava là a Matri si è spostata da stiamo uscendo. Car magia. Ok, vai, vai avanti di punta. Dove sta qualcuno a est. Questo edificio qui. Allora, andiamo, allora te Vibe tieni qua a nord e te entra Matley e ti faccio il supporto. Ah, ci abbiamo un radiale qua. È un bunkerino. È un veicolo. Merda. Matt, non ho segato prima. Non ti sporgere, mi sa che è qualcosa di pesante. È un bunkerino qua davanti. Quando qui bravo 3, abbiamo il TL a terra. Roger, bravo 3, in arrivo. Dietro
comando. Cazzo, c'è un bunkerino qui a destra. Avanti Charlie. A Cristo. Matri a terra. Ah no, Matri, niente, non ha resistito. Come chiamavano dei contatti che arrivavano anche da sud? Erano le nostre quello. Occhio. Davanti a noi? Aspetta che tiro indietro. Mi sa che erano le nostre. Abbiamo un bunkerino MG subito a destra. Merda. Se abbiamo qualcuno, vabbè, quello è il bunkerino. Qui, Charlie, se ripreso, okay. Abbiamo sì, sofferto ingenti perdite. Abbiamo il medico a terra. Siamo a posizione su griglia. Insomma, malissimo. 167054. Abbiamo una tecnica che si è appena sterminato il medico. Ma io sto navigando nel pavimento, qualche tra. Roger, effetto CPR, mando supporto, passo. Ricevuto da Charlie. Vai per sporgere, vai per. Ah, c'è un cazzo in bunkerino là, un altro bunkerino là. Portalo dentro, vai. No, non voglio che si bagga nel pavimento. Portalo dentro, portalo dentro. Date copertura qua. Aspetta che ti sparo un'altra volta, che sto scusa. Senti. Matri? Sì. Il bunkerino è ancora lì, Viper, Viper? Mi sto qua. È dentro la casa. La testa è sempre... Tieni l'occhio qua a nord, che tutti arrivano. Mettete sto spigolo dove sto io. Mentre io e te e Matt li proviamo il bunkerino qua a destra. Non ci riusciamo a fare il giro da qua. Adesso da qui dentro. Vai. Ok, là ne vedo un altro, attento, attento. Vieni qua da me, vieni qua da me. Abbiamo un altro bunkerino visibile subito qua. Credo che è quello là. No, quello è un altro ancora. Vediamo un attimo se prendo qui. Qua dovremmo riuscire a girare un minimo. Credo che c'è un angolo da qua. Charlie, a comando. Oh sì. Avanti Charlie. Sono al bunker. Segnala la presenza di un bunker diretto nord dall'obiettivo 167054, guardando proprio dal punto interrogativo verso l'alto. Roger, riesci a occuparti? Non serve supporto. Tentiamo di raggirare un momento, non serve supporto. Che hai fatto il bunker da questo? Bravo dovrebbe avere visuale, se vuoi passo. Qui Bravo, stiamo ingaggiando i bunkerini. Comando qui Bravo, due bunkerini eliminati. Roger, Bravo dovrebbe essercene un altro su
a nord, sulla strada che esce verso nord, passo. Copy. E andiamo lì a quella a nord. Copy. Vai. Vai per regione a sud di noi, passando esternamente. Vi ho davanti, se vuoi vengo diretto. Comando, qui Charlie. Manti Charlie. Ho il team leader e il mio l'altro compagno a terra. Serve supporto interrogativo? No, negativo. Ci abbiamo un po' di bunker qua, eh? Disabilitato l'altro nodo l'hai fatto, eh? Vediamo quest'altro. Occhio adesso. Comando qui bravo, bunker a nord disabilitato. Civile lungo la strada, occhio. Roger, ottimo lavoro, bravo. Controlliamo gli edifici nella zona obiettivo per verificare la presenza del deposito, passo. Scendola in arrivo. E direi allora torniamo indietro e cominciamo a guardare gli edifici che abbiamo passato. Vabbè. C'è una porta qui dentro. Colonna. Considerando l'area che coprono sti bunker, probabilmente avremo qualcosa qui nell'edificio blu. Controlla dentro Matli. Ok. Merda, che cazzo è stato? Non sono qui dentro. L'hanno preso? No. L'ha preso? Ho visto bianco questa cosa, controllo. Perfetto, dentro la casa. Io non c'è una statica là sopra, non so se la state smontando lì. Sopra? Ah, ecco, vi sento. Ok, questo è pulito. Andrò all'altro lago io. Check. Check.
andiamo giù. Noi siamo già giù. E forse ho capito. Colonna. Se ce l'hai uccidi lo prendiamo. Sono scappato da fare la sopra. Ok, lasciamo, li muoviamo. Ok. Proseguiamo. Campo. Vabbè, avanziamo. Passa, okay. Batteri. Sì, sì, sì. Ok, controlliamo il dentro. Occhio per il dio, eh? La raggio su una sedia. Dovrebbe essere un ID. Comando vibravo. Anzi, bravo. Abbiamo trovato una sorta di cassetta munizioni sopra a una sedia. È l'obiettivo? Negativo. Contatti. Contatti. 270, ci sono squadre di contatto ancora. Parecchi contatti per quella parte. E l'altro nell'angolo davanti a noi, a sinistra. Tieni questo corridoio di Michael. Oh, c'è una statica. No, aspetta, un pick up M. Ok, The Map li sfila qui nel compound a sinistra. Ok. Qua entra, controlla a sinistra e tengo a destra. Bravo, check. Check. Hai già verificato la zona obiettivo interrogativo? Sì, stiamo perlustrando, ma per il momento ancora. Tua posizione in griglia interrogativo? Da Charlie più a terra. Roger, Charlie serve supporto interrogativo? Negativo, sta curando pari danni. Siamo in 052 016 e 168.
bravo come remider, prima gli orizzontali, poi i verticali. Quindi sì, più 053, allora 0168 circa. E rientriamo un po' verso l'obiettivo che... Altri regroup. Okay. Bravo, sei comunque fuori da zona obiettivo, rientra nel in quello marcato in mappa, passo. Ricevuto, abbiamo ripulito un ingaggio. C'è il comando, è in arrivo una possibile tecnica da 180. Roger Charlie, verifica e conferma. Ricevuto. Vediamo qua. Charlie, hai verificato zona obiettivo per eventuali deposito interrogativo? Siamo ancora su search. Sto ancora cercando. Oh, salve. Ancora, lo cazzo sta? Ok, sento push. Vabbè, non cerchiamo qua, che ci stanno loro, andiamo da questa parte. Attenzione, possibile contatto su fumo rosso. Alle spalle, ok. Tira davanti a noi. Dentro. Niente. Questa casetta. Niente. Stanno dentro una barricata. Ci abbiamo contatti qua davanti. No, però ci avevamo già guardato, no? O sbaglio? C'è? Qua sì.
Bravo, qui comando. Avanti, comando. La zona qui sembra abbastanza tranquilla e c'è Charlie in search. Ti ho marcato P3 in mappa, passo. Ah. Copy. Cambiamo zona di ricerca e andiamo su B3. Charlie a comando, abbiamo un operatore a terra, siamo un attimo in stand-by. Roger, chiudo. Un attimo. Comando qui, bravo. Proseguiamo col mezzo o a piedi? Per il momento procedi a piedi, passo. Copy. Ok, tiriamo dritto. 300 metri. Charlie a comando, siamo tutti operativi e riprendiamo la ricerca. Roger Charlie, chiudo. Prendiamo posizione moriti un attimo. Comando qui bravo, in posizione P3. Roger, rapporto di situazione, passo. Nel momento nessun evidente segno di contatti. Roger, se la situazione è tranquilla, procede alla verifica dell'obiettivo. Passo. Copy, procediamo. Comando, abbiamo individuato quello che pensiamo. Scusa, comando qui Charlie, penso che abbia individuato quello che sia un campo prigionieri. Roger, verifica. Bunkerini, o sbaglio? Dove? Da 040. È una specie, sì, sul tetto. No. Sì, due. Vedo nessuno sopra. Purino, non vedo nessuno. Dovrebbe essere... che è fuori dalla zona obiettivo. Siamo alla curva adesso, siamo già fuori dalla 059 169, sì.
Comando Bravo. Avanti Bravo. Abbiamo visto delle fortificazioni in 059169. Non si capisce bene se è al limite della zona obiettivo o nella zona obiettivo. Procedere alla verifica se possibile, passo. Copy. Andiamo. Se la situazione si fa troppo calda, va in copertura, aspetta rinforzi, passo. Giuro. Procediamo verso quelle fortificazioni. Charlie a comando. Anzi Charlie. Abbiamo perlustrato, si è tacciato tutta la zona, non è risultata nessuna ammo cache. Roger, rigioniamo sulla posizione di Bravo con i veicoli, sono parcheggiati sul lato nord uscendo dalla tua posizione, passo. Ricevuto, lato nord, posizione nostra, procediamo. Non vorrei che fosse una base preimpostata. No, è la base, no. Comando qui Bravo, la segnalazione di prima è la base segnata in mappa in grassetto, quindi non credo sia rilevante. Roger, se la zona è tranquilla e non sono presenti contatti, difficilmente ci sarà il deposito, dai giù, sono controllata, però passo. Allora, Vibe, prendi lo spigolo di sta casa e controllo verso ovest e noi ci sporgiamo un attimo qui dentro. No, ma non è. C'è nessuno qua. Possiamo pure ritornare nella zona. Vabbè. Comando qui Bravo, la base è completamente sguardita. Ok, muoviamo. Roger, hai verificato tutto dalla zona obiettivo? Interrogativo. Negativo, finiamo la. Proviamo a chiedere ai civili. Non lo so se. No, non c'è. Cosa irritano e cominciamo a spararci addosso. Contatto per sbaglio, dico. Ok, continuiamo a guardare qui. E niente. Passo lento adesso.
Charlie a comando, abbiamo appena raggiunto B3. Roger Charlie, 7 perimetro, bravo, quando è finita la verifica regione i mezzi, passo. Copy. Cazzo si passa. Niente. Non per la comandare, quando la roba. Controlliamo sto palazzo. Quale free? Quello dei morti. Copy. Vabbè, niente, se arrivato in cima non c'è niente. Tiallo un attimo su di me, mappa. Sì. Saliamo su VP5, quindi dritti a est, VP6 sotto, VP7, va bene? Ok. Bravo, con l'ambi in punta, Charlie a seguire. Vediamo noi il mezzo blindato? No, negativo, è sotto passeggeri. Ok, subito. Ci affidiamo a radar. Ok, comincio a portate in testa. Il PC è un PC, un PC. In pratica abbiamo finito la nostra porta. Aspetta. Comando qui, bravo. Procedi pure, bravo. Thank you.
laptop. Sì, stavo su WP5. Bravo, su WP5. Se non ci sono contatti o imprevisti, procedi pure fino a WP7, seguendo WP6. Copy. Destra. Cazzo. Salve, manovra verso est. Basta. Ci butta, Charlie. Charlie, non avanzare oltre, mi serve il supporto medico. Rimani in zona. Tiriamo sui feriti. Vabbè, ve controllo io qua. Vuoi dire di giù? Ok, butta giù. Okay. Ti lascio qua, pare. Dopo stiamo di là io e Franci, ok? Ok. Bianco sulla strada nord. Sta guardando l'edificio, da un'occhiata. Porca troia. È esplosa una granata. Sto dietro l'ambito, giusto io. Vieni dentro qua.
posizione più tranquilla. Hanno lanciato una granata, state tranquilli andando. Come già la gamma? Tutti gli operativi continuo a muovere verso l'est. Sì, attendo il medico oppure volete prendere? No, 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 scendi, scendi. Sento voci in avvicinamento. Passate il programma. Oh. Pipe, okay. Nord. Ma non neanche guardata, come state come dolore? Dolore leggero. Un dolore. Attenzione, limitiamo gli esplosivi, ci sono civili in zona. Andate solo su colpo sicuro, passo. Occhio che caldo dentro. Ricevo colpi ma non vedo il tizio. Dentro, aspetta. Preso, preso. Ok. Bravo, se riesci entra e pulisci. Bobby. Hai Charlie che manovra sul lato sud-est. Vai, mi sono spostato la spigola al nord vicino a strada. Rejoina che entriamo. Arrivo. Chiamati te contro la sinistra e contro la destra. E te invece vai piazza di suo spigolo e controllo tutto lo spazio. Andiamo. Controlla il palazzo a destra e questo a sinistra. User disconnected from your channel. Comando qui, bravo. Ante, bravo. Bunkerino con MG statica 040 dalla nostra posizione. Roger, non ingaggiare, Charlie, se possibile spinge a destra e gira il bunkerino, passo. Ricevuto da Charlie. Bravo, valuta se muovere verso ovest e aggirarlo sul lato ovest e procedi verso nord. Dammi conferma. Copy. Ok, procediamo con l'aggiramento verso ovest. Bravo regroup nella piazzetta, alza il veicolo. Perfetto. Bravo, se ritieni opportuno puoi muovere anche con il veicolo, passo. Ricevuto, ok. Sì, direi possiamo pure muovere col veicolo, tanto... Stava tra gli edifici il bunkerino. Vai tutti su. Bravo, mi accomodo sul veicolo. Oh, che senso che sta? Sì, sì, salgo, salgo con voi sul mezzo, boh, sto lì. Dona. Vai su su. Allora. Davanti a noi abbiamo una sorta di compound di muretti. Entriamo lì dentro e poi dal muro. Vai. Comando da Charlie, PL a terra. Destra, destra. Ok, dietro, bravo, a destra. Contatto frontale.
Roger, serve supporto interrogativo. Negativo. A nord, fuoco da nord, l'abbiamo qui dietro a nord est, tenti no, annichilito a madre. Ho un lato scoperto qua, però procedo alla cura. Quello che è? Allora, dei Beppe, tieni qua e muoviamo tra poco. Adesso non capisco. È qua dentro. Ah, ok, ne vedo uno. Eliminato. Libero. Libero. Ok. Non rinviene Matt, lo so. Mi sa che serve supporto medico. 00? Ho fatto quello che potevo col CPR, non so se penso che gli serva sangue e epinefrina. Aspetta. Noi siamo qua. 057. Comando qui bravo, abbiamo bisogno di assistenza medica, abbiamo parcheggiato il veicolo in 057 175, superato lo spazio aperto con muretti dentro al compound. Roger, standing by. Qui Charlie, siamo punti operativi, riproviamo ad avanzare. Roger, Charlie. Non ti sporgi troppo, Vibe. Tieni copertura. Ma stanno qui. Ecco, te giù. Porca, non so prima. Ripreso, Roger, che c'era statico. Una granata. Avanti, comando. Sono qua, ho detto lampo. Siete tornati operativi? Sì, ok. Giù un attimo. Occhio che ricevo fuoco pesante avvicinandomi. Sì, abbiamo una statica proprio qua in direzione 040, prossimo palazzo, secondo piano. Prova attenzione, numerosi contatti 030. Matt, mettete pure tu qua, io mi scanso, se vuoi mi copri tu a nord lì. E proseguiamo verso est. La minaccia eliminata. Matt lì in punta, vai fino all'angolo e controlliamo. Vai. Situazione a sinistra. Ok,
però a questo punto ce l'abbiamo. Vabbè, proseguiamo verso nord. Comando qui Charlie. Anti Charlie. 057177, numerosi bunkerini in zona e contatti sull'edificio più alto. Quella in copertura. Roger, probabilmente zona obiettivo, riesci ad avvicinarti? Affermativo, comando, possiamo fare avvicinamento dal lato est. Hanno preso Matli. Cazzo. Comando, c'è la possibilità di un mezzo pesante in arrivo in direzione 060, non siamo equipaggiati per affrontarlo. Beh, in copertura abbiamo Bravo a terra. Ricevuto. Riceviamo un fuoco pesante lato est, mettetemi in copertura ovest. C'è l'intera squadra. Ok. Comando, il mezzo pesante è in 058180 sulla strada. Vediamo un po'. Comando qui Bravo, proseguiamo l'aggiramento. Bravo, sei l'unico che può ingaggiare il mezzo nemico in avvicinamento da est. Mezzo blindato, attenzione. Allora, avanziamo probabilmente da sto angolo. Prepara la team, apri. Sento il mezzo arrivare. Tenete libero dietro. Bravo, prossimamente dal tuo 050. Affermativo, lo sentiamo. Comando Charlie. Anzi Charlie. Vieni con me, Matt. Sono rimasto da solo. Provo a tirare su tutti. Lo vedo da qua, Matt. Questa sulla destra dopo il bunkerino. Lo vedi? Il bunkerino è fatto? Subito dopo il bunkerino, sì sì. Lo vedi? Ma quella merdia. No, non può essere quello. Sì sì, quello. Attento. Granata, granata. Via via via. È quello. Penso sia quello. No, ascolta, quello che vedo io è uno di questi veicolini del cazzo, l'attar. Ma tu non è nostro. Prima a terra. Credo sia quello, no? Charlie Chuck. Sto curando la squadra. Quando qui Bravo, il mezzo blindato è una di quelle camionette scoperte. Il blindato
spostato. Vai Pere, mettiti tu qua su quest'angolo che è pieno di gente, no? Bravo negativo, lo stiamo ingaggiando noi, si è spostato a sud. Ok. Carico. Dobro. Appena vuoi, fai fuori una ruota a quel mezzo. E nel mezzo si attiva la conferma. Comando qui Charlie, riprendo il comando. Ottimo Charlie, mezzo blindato è stato eliminato, basta. Ricevuto, grazie per l'assistenza. Che risparmia i colpi che disattivano il mezzo. Il bunker è attivo, ma... abbiamo tanti contatti 095 più il bunkerino, sì. Vai, poi vedi se riesci andare all'angolo successivo e a sparare quei contatti qua. Sì, ma un po' più avanti c'è dei contatti subito dopo l'edificio grosso sdraiati, tre. Ah, ok, sì. Primi io vado. Contatti eliminati. Merda, un vespaio là. Matli. Il problema è sta ferito, è un dolore pesante. E tanto con shift riesci a... No, non vedo nulla, questo è... L'ultimo caricatore ce n'ho metà. Ok, allora uno mai più. Avanziamo. Uso mai calma, più. Usiamo sto muretto davanti. E te, no, no, te vai per rimanere lì. Attimo, vieni con noi. Appena ti do un muretto, ti metti in copertura. Guarda qua. Sì. Anche perché c'erano contatti. Comando qui bravo, bunkerino eliminato. Ottimo, bravo, continua a spingere verso est. Copy. Procediamo. Usiamo sempre i muretti. Facciamo una pulizia generale di questo compound a est, dove c'è il fumo bianco. Vediamo le spalle nostre. Occhio freno, non vi ho più in visuale. Thank you.
cazzo di mosche. Com'era Pietro Ghiaggiano? Al terre? Statica sul tetto distrutta. Metti a terra qualcuno. Grazie. Giusi nostri e... No, occhio perché spuntano tutti i lati. Vai, vedete lì c'è una buona visuale? Abbastanza, comunque vedi che ho contatti che mi stanno venendo alle spalle ogni tanto. Regione su di noi. Arrivo. Appunto gli fanno via sta posizione a lui e noi usciamo verso Charlie a comando. Avanti Charlie. Siamo pronti ad entrare in edificio dal lato est, dando istruzioni. E... Procedi pure, passo. Ricevuto da Charlie. Entriamo. Comando qui bravo e... Abbiamo l'MG in posizione per coprire tutta lo spiazzo e muoviamo per coprire. Charlie a comando. Charlie stand by, comando è attualmente a terra e ferito, sto procedendo a recupero. Ricevuto da Charlie, stand by. Andiamo pure in sta casa, va. Avanti Charlie. Qui Charlie, abbiamo individuato l'ammo cache nemica. Vai, io guardo a destra. Ottimo lavoro, zona è sicura, interrogativo? Negativo. Roger, attendo per zona sicura, passo. Ricevuto da Charlie, procediamo alla sicurezza dell'edificio, chiudo. C'è ancora qualcuno dentro? Cioè la terra. Ripeti, Matt. Bisogna dove siete andati? Charlie a comando, piano terra libero, procediamo al secondo piano. Roger Charlie.
comando. Avanti. Credo di avere il tenno a terra. Richiedo supporto, ti comunico a breve le coordinate. Roger. Quando bravo sul fumo verde. Roger in visuale. In arrivo, stand by. Charlie a comando. Avanti Charlie. Avevo il pieno controllo dei tre piani dell'edificio. Roger, ottimo lavoro, ci pensiamo qui ora noi e procedi verso Bravo, fumo verde per il supporto medico. Quattro. Comando qui Bravo, siamo di nuovo per Divi. Roger, come non detto Charlie, evacua l'edificio, piazziamo gli esplosivi, passo. Ricevuto da Charlie, evacuiamo l'edificio e ce ne muoviamo qua. Beh, torniamo indietro, diamo un'occhiata al minareto e poi Charlie comunica quando sei fuori, muovi verso i veicoli sul lato ovest dell'edificio. Bravo, se sei operativa regiona anche tu sui veicoli lato ovest dell'edificio, obiettivo passo. Capito, bravo. Come ho detto, facciamo regione sui veicoli da ovest dell'edificio. E, comando, abbiamo un piccolo problema tecnico. E uno dei nostri operatori si è buggato all'interno di un muro. Non riusciamo a recuperarlo. Roger, gli do io una spintarella. Ricevuto, comando. Tanto noi, io e Frey Parida usciamo. Qui Charlie a comando, siamo all'esterno dell'edificio. E questo è l'edificio. Roger, piazziamo timer 60 secondi, passo. Comando qui bravo, in posizione mezzi. Roger, bravo. Paterello. Comunque, Franci, stavo parlando con Parida, che questi edifici qua sono molto affamati. Come vedono le loro prede se la mangiano? Ma davvero, ti mangiano vivo. Il bot diranno 20 secondi. Troppa. Ottimo lavoro. Direi che rimaniamo in zona per settare posizione e direi che ci possiamo vedere direttamente la prossima settimana. E se voi TL non dovete fare debriefing con i vostri, facciamo debriefing poi sopra un secondino. Rimanete anche un attimo in game se riuscite. Franci, Paridan, aspetta un attimo, venite qua con me, due secondi. Allì, mi fa un fine. Ok. Che buono, fine. D'accordo. Fatta mezza partita in dolore. Però. Bravo, se non dovete fare debriefing, buonanotte e ci vediamo su dopo. Che bravo, sì, fatemi un uso delle droghe per questo. User left your channel. Allora. User was moved out of your channel.
User left your channel. Dipende tutto da me. Svegliare il 4 e via, sai, con solite stronzate. Ci vediamo. Dai, ciao, dai, ciao. Ok. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. User left your channel. Notte a tutti, ragazzi. Ciao Francinotte. Notte. User disconnected from your channel. Notte a tutti. Notte, pari. User disconnected from disconnected. Your channel. Dormiglione, cane dormito, tieni.